Stéphane Charbonnier, detto Charb, dal 2009 era il direttore di Charlie Hebdo. Uno dei vignettisti più conosciuti di Francia aveva 47 anni. Quando nel 2011 la sede della rivista veniva attaccata senza vittime, dopo la pubblicazione di alcune vignette raffiguranti Maometto, Charb, in un breve editoriale, aveva rivendicato la libertà di poter ridere su qualsiasi cosa. L'attacco, secondo lui, era opera di estremisti idioti, non rappresentativi dei musulmani che vivono in Francia, la prova che la rivista aveva fatto bene a prendere quelle posizioni. Nel 2013 Inspire, la rivista di propaganda di Al-Qaeda, aveva pubblicato un articolo su di lui dal titolo Wanted, vivo o morto per crimini contro l'Islam. Bernard Verlac, detto Tignou, aveva 57 anni, una figura emblematica della rivista. Diceva che la cosa più divertente era vedere la gente che scoppiava a ridere immediatamente davanti a un suo disegno e poi, subito dopo, accorgersi che chi rideva si vergognava un po' di avere riso. Il disegno, amava ricordare Tignou, è la prima cosa che facciamo nella vita da quando siamo piccoli. Jean Cabu, detto Cabu, un'altra delle figure storiche del giornale, aveva 77 anni. Faceva già parte della redazione di Harakiri, da cui poi era nato Charlie Hebdo, uno dei vignettisti più amati di Francia, autore di rubriche, ospite fisso di programmi televisivi. Qualche anno fa era tornato in accademia a studiare perché riteneva necessario rinnovarsi, mantenere freschi i disegni. Diceva di vivere in un paese privilegiato dove esiste la libertà di stampa, malgrado il grande tabù della religione. I fondamentalisti di tutte le religioni hanno recuperato forza, diceva Cabu. Sono loro che non tollerano la caricatura, vorrebbero sempre sopprimere la critica alle religioni. C'est l'armée et la religion. George Wolinski, 80 anni, il più anziano delle vittime. Era nato a Tunisi da madre franco-italiana e padre ebreo-polacco. Arrivato in Francia all'età di 13 anni, era uno dei collaboratori storici di Harakiri e poi di Charlie Hebdo. Decorato con la Legion d'Onore nel 2005, era uno dei disegnatori satirici francesi più conosciuti. I suoi personaggi, stralunati e riverenti, sono comparsi anche in molte pubblicità. Conosciuto anche in Italia, i suoi fumetti apparivano su Linus.